Una delle domande che mi pongono più spesso durante i miei workshop, ma che mi fanno a volte anche i miei amici, è: dove trovi l'ispirazione per le tue fotografie? Bene, in questo video parlerò proprio di questo. Il mestiere del fotografo viene visto come un mestiere creativo e per essere creativi, prima di tutto, bisogna essere ispirati. Dove trovare quindi l'ispirazione? In questo video voglio parlarvi della mia esperienza, dove io cerco l'ispirazione per le mie fotografie. Non voglio darvi delle regole, ma saranno soltanto dei suggerimenti, la mia esperienza personale nel cercare l'ispirazione fotografica. La prima cosa che faccio ogni volta che mi muovo, che vado da qualche parte, è prendere degli appunti. Ho sempre con me un'agendina, una piccola Moleskine, dove segno qualsiasi cosa mi viene in mente, qualsiasi ispirazione che posso avere da qualsiasi cosa. Credo sia fondamentale scrivere, perché è molto facile dimenticarsi di quello che si è visto anche pochi minuti prima. Quindi, prima cosa, prendere degli appunti. Non è detto che debba essere fatto con carta e penna, si può fare benissimo su un cellulare, un appunto anche vocale, ma io personalmente scrivo su un'agenda i miei appunti. Qual è la mia prima fonte di ispirazione? Sono le persone. È importantissimo per me incontrare persone nuove, ascoltarle, essere curiosi nei confronti di queste persone. Come dicevo nel video sul ritratto, sulle regole del ritratto, bisogna un attimino svincolarsi dal nostro ego, essere concentrati su se stessi non porta sicuramente da nessuna parte. Bisogna concentrarsi sugli altri, ascoltare le persone, essere curiosi. E spesso ascoltando le persone si hanno delle ottime ispirazioni. Ecco, quindi una cosa fondamentale che si ha dallo stare con altre persone, dal parlare con loro, è il confronto. Il confronto è fondamentale. Spesso noi fotografi tendiamo ad essere piuttosto solitari nel prendere anche decisioni, nel cercare nuove idee. Invece è importante confrontarsi con altre persone. Io lo faccio alle volte magari prima di iniziare un lavoro per cercare un'idea, per avere appunto l'ispirazione. Lo faccio con gli addetti ai lavori, con le persone che lavoreranno magari insieme a me a questo progetto. Può essere il mio assistente, può essere il grafico e magari non il cliente. Ed insieme si parla, ci si confronta, si buttano giù delle idee, così, a ruota libera. E da queste idee sicuramente ci sarà una fonte di ispirazione per quella che sarà poi magari l'idea definitiva per il nostro lavoro, per il nostro progetto. Mi capita alle volte di fare questa sorta di brainstorming anche in famiglia, con i miei figli, con mia moglie. Spesso i ragazzi, proprio per la loro età, per la loro mentalità, sono liberi da quel cinismo che alle volte ci viene perché appunto ce lo porta la nostra età. Quindi alle volte dalle idee che sembrano così, alle volte anche così, forse fuori luogo, forse pazze, dei ragazzi, si hanno delle ottime ispirazioni per i propri lavori. L'ispirazione si può anche trovare nelle cose di tutti i giorni, anche la quotidianità può essere fonte di ispirazione. Dobbiamo cercare di trarre buone sensazioni da tutto quello che ci circonda, nelle cose anche più normali, quello che ogni giorno vediamo. Dobbiamo però essere attenti, cercare di prenderci il tempo per ragionare su tutto quello che facciamo. Se ad esempio siamo al bar a prendere il caffè e magari notiamo una bella luce che a quell'ora del giorno entra attraverso una finestra, magari può essere un'ispirazione per un'immagine che dovremmo creare, per un'immagine, non so, di food. Magari potremmo prendere un appunto e sapere che a quell'ora, in quel bar, c'è quella buona luce e questo può esserci magari utile per una nostra immagine. Oppure, non so, ci troviamo nel traffico, siamo fermi e invece magari di arrabbiarci, di inveire contro chissà che cosa, potremmo magari concentrarci su quello che c'è di fuori, cercare l'ispirazione in quello che c'è attorno a noi. E allora magari ci accorgiamo che c'è uno scorcio molto interessante, dove magari a quell'ora nella quale casualmente ci stiamo trovando arriva una bella luce. Prendiamo un appunto, come dicevo prima. Potrebbe esserci utile magari per realizzare proprio in quella zona un servizio prematrimoniale, un servizio ad una coppia, un ritratto. Ecco, cerchiamo nelle cose di tutti i giorni anche l'ispirazione per il nostro lavoro. Naturalmente traggo ispirazione anche dalle fotografie che vedo, le fotografie che fanno gli altri, le fotografie nei libri, le fotografie nei social. Anche se questo è un argomento sul quale sono un po' combattuto, siamo letteralmente bombardati da immagini, parlando in particolare di social network. Spesso immagini bellissime, che però sembrano fine a se stesse, fatte apposta per star lì, per prendersi dei like. Ecco, io credo che un'immagine debba prima di tutto nascere nella nostra testa, più che perché l'abbiamo vista, non so, su Instagram. Deve uscire dalla nostra fantasia. Dovremmo immaginare, non so, una situazione,
una storia e provare a tradurre questa storia che magari abbiamo scritto da qualche parte, tradurla in una immagine, in una fotografia. Per questo è utilissimo, è fondamentale leggere libri. Se noi leggiamo un libro, dobbiamo per forza di cose immaginare quello che sta accadendo, immaginare i volti, immaginare i paesaggi, le situazioni. Ecco, proviamo a fare questa cosa, questo esercizio, tradurre in un'immagine quello che abbiamo letto da qualche parte. Il libro è sicuramente una grande fonte di ispirazione perché ci lascia liberi di lavorare con la nostra fantasia e di trasformare appunto questa sensazione che abbiamo avuto leggendo una frase, una pagina, un capitolo in un'immagine. E parlando di libri, non posso negare che una delle mie fonti di ispirazione maggiori siano i libri di fotografia, i classici della fotografia, i libri che ho nella mia libreria, che ho sfogliato, che ho osservato chissà quante volte. Credo che ogni volta che penso a un nuovo lavoro, che cerco un'ispirazione, comunque, anche non volendo, vado a ricercare nel database delle immagini che ho nella mia mente qualcosa che è legato a queste fotografie che ho visto chissà quante volte stampate su questi libri, che sono, credo, alla base della mia formazione fotografica. Un'altra grande fonte di ispirazione per me è il cinema. Il cinema è fotografia. C'è sempre una storia dietro un grande film. Dietro questa storia c'è magari un romanzo che viene tradotto in immagini. C'è una sceneggiatura che viene tradotta in immagini. Ecco, il cinema è una grande fonte di ispirazione per noi fotografi. Un consiglio che posso darvi, quando vedete un film particolarmente interessante, secondo voi, dal punto di vista della fotografia, guardatelo una seconda volta. La prima volta spesso si è presi, giustamente, dalla storia, come andrà a finire, dall'emozione. La seconda volta saremo sicuramente più concentrati, visto che ormai la storia la conosciamo, più concentrati sugli aspetti fotografici, la luce, le inquadrature. Ecco, un consiglio, guardare due volte un film che dal punto di vista della fotografia è molto interessante. Altra fonte di ispirazione importante ritengo siano i viaggi. Rimanere chiusi nel proprio studio, nella propria città, nella propria nazione, è molto limitante per la propria creatività. Si può essere ispirati da un viaggio fatto ovunque, in qualunque parte del mondo che possa trasmetterci qualcosa. Incontrare nuova gente, conoscere culture nuove, paesaggi nuovi, una luce nuova è sicuramente molto ispirante per noi fotografi. Una cosa che faccio spesso quando viaggio è prendere appunti. Sicuramente appunti fotografici perché scatto naturalmente delle fotografie, ma anche appunti su alcune cose che possono avermi ispirato in quel momento e che se non le scrivessi magari rischierei di perderle una volta rientrato nel mio studio. Un'ultima cosa che voglio dire sull'ispirazione è una cosa fondamentale e non è una cosa da fare, bensì una cosa da non fare. Bisogna evitare a tutti i costi la routine. Per quanto possibile, evitarla. La routine credo che sia il nemico numero uno della creatività e dell'ispirazione. Fare la stessa cosa tutti i giorni, alla stessa ora, nello stesso modo, nello stesso luogo, credo che sia veramente deleterio per la nostra creatività. Naturalmente ci sono cose che dobbiamo per forza fare tutti i giorni, per forza farle magari a quell'ora, ma ci sono altre cose, piccole cose delle quali vi sto parlando, che invece possiamo cambiare. Possiamo cambiarle per dare uno stimolo nuovo alla nostra creatività. Ad esempio, se dobbiamo recarci nel nostro studio, come facciamo magari tutti i giorni, proviamo a farlo percorrendo una strada diversa, magari facendo il giro del quartiere in un modo diverso da come lo facciamo solitamente. Oppure proviamo a farlo a piedi, se possiamo, o con i mezzi pubblici, non magari sempre in auto, sempre alla stessa ora, sempre allo stesso modo. Magari andandoci con i mezzi incontreremo gente nuova, vedremo luoghi nuovi, e questo qui potrebbe essere sicuramente fonte di ispirazione. Cerchiamo di non frequentare sempre gli stessi posti, sempre alle stesse ore. Andiamo a prenderci il caffè in un bar diverso, non sempre allo stesso bar, non sempre alla stessa ora. Semplicemente andandoci magari un'ora più tardi, il giorno dopo, perché abbiamo comunque l'abitudine di andare in quel bar, magari incontriamo una persona nuova e scambiandoci quattro parole potrebbe nascere qualcosa che ci è di ispirazione per le nostre fotografie. Oppure proviamo anche a stravolgere completamente alcune abitudini. Non so, abbiamo l'abitudine di andare in studio dalle 15 del pomeriggio alle 19? Perché non ci prendiamo magari qualche ora e ci andiamo magari alle 18? E quelle ore del primo pomeriggio facciamoci una passeggiata, stiamo un po' all'aria aperta. Magari poi ci fermeremo in studio fino alle 10 di sera, una volta, e tornando a casa, magari a quell'ora, vedremo cose nuove che ci permetteranno appunto di avere una nuova ispirazione.
Ecco, evitare la routine nelle piccole cose di tutti i giorni, ci aiuterà sicuramente ad essere più ispirati. Vi ho raccontato un po' dove cerco l'ispirazione, ripeto, non vogliono essere regole, assolutamente, è soltanto la mia esperienza, dove cerco l'ispirazione per i miei lavori. Bene, è tutto, quindi se questo video vi è piaciuto mettete un like e se ancora non vi siete iscritti al mio canale vi invito a farlo. Grazie e noi ci vediamo al mio prossimo video. Ciao!